Cambiare sesso a Foggia, se lo aspettava, Luxuria. Quanti cambiamenti. Se qualcuno, quando io avevo 14 anni e stavo a Foggia, e ho vissuto quello che ho vissuto, ma non per colpa di Foggia, per colpa di quel periodo, di quella mentalità, qualcuno mi avesse detto: ma sai che un giorno la tua città diventerà il centro di eccellenza per il cambiamento, per la transizione sessuale? Avrei detto: ma che dici? E invece è realtà. E sono felice di parlare bene della mia città. Oh. Sempre mi fanno le domande su un omicidio, su un episodio di malavita, cronaca nera. Finalmente una domanda su una cosa positiva della mia città. È un progetto rivoluzionario importante, non il primo in Italia, ma sicuramente si crea una rete, si sta iniziando a creare una rete. È importante perché è l'attuazione di una legge nazionale che c'è, che deve consentire alle persone di essere in salute, perché salute non è solo assenza di patologie, ma come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'articolo 32 della Costituzione, è stare anche psicologicamente bene. E quindi questi centri servono ad attuare una legge e a far sentire bene delle persone che fanno la transizione sessuale, né per moda né per capriccio, ma per qualcosa di molto molto importante, che è la tua essenza, che è la tua anima. E tra anima e corpo, qual è il più importante? Allora si pubblica una fotografia, succede finimondo. Stasera lei l'ha spiegato molto bene qua sul palco di Vieste, ma che è successo? Ci sono delle persone che, non lo so, secondo me sono un po' represse, un po' risolte. Io ho detto dei frustrati, degli sfigati, perché mettersi lì a vomitare odio su una foto innocente fatta al mare, io lo trovo... Ma io ho imparato nella vita, guarda, all'inizio quando ricevevo questi commenti, perché non era la prima volta, mi sembrava che tutto il mondo ce l'avesse contro di me. Allora uscivo di casa un po' guardinga, pensando che c'era qualche cecchino pronto a spararmi. E poi incontravo la gente reale che invece magari mi sorrideva, mi faceva anche dei complimenti. Quindi io vivo la vita reale, non la bolla di queste persone. Quindi vivo la vita di persone che mi fanno domande, che mi sorridono. Io questa vita voglio vivere. Poi se c'è qualcuno che mi parla dietro le spalle, sai come dicono a Napoli? Chi mi parla da re, tu culo risponda. È meglio che passa anche da grandi personaggi, lei l'ha raccontato oggi. Purtroppo c'è una controinformazione molto pericolosa, perché la gente capisce, non è stupida, capisce che se c'è una persona che non si sente nata maschio ma che non si sente tale, ha bisogno di cambiare, la gente lo capisce. Eppure c'è da parte di una certa politica, di un certo movimento integralista, voler far credere che noi vogliamo deviare gli adolescenti, li vogliamo far diventare tutti trans o tutti gay, andando a parlare di bullismo omofobo o transfobo nelle scuole. Noi non vogliamo più gay domani o più trans domani, ci bastiamo quelli che siamo. Vogliamo meno omofobi domani, meno transfobi domani, meno violenti domani. Sai qual è la differenza tra... Io ho un po' riflettuto, no? Le fobie. Per esempio c'è l'arachnofobia, che è la paura dei ragni, e poi c'è la transfobia. Qual è la differenza? Che se tu hai paura dei ragni, non li vai a cercare i ragni, cerchi di starne lontani. Se invece la transfobia, cosa fai? Vai sui miei social, vai a vedere le mie foto, vai a studiare tutto quello che faccio io per andarmi contro. Ma non sarà mica mai che tutta questa repulsione non nasconda un po' di attrazione? Però vorrei dire una cosa agli haters, mi dispiace, non mi piacete per niente. Anche Elon Musk. I soldi non ti rendono una persona migliore di altri. Puoi avere tutti i soldi che vuoi, la Tesla, X, io mi sono tolta pure da X ovviamente, ma essere un padre, renderti conto che hai un figlio che diventa una figlia e dichiarare pubblicamente: per me mio figlio è morto solo perché è diventata una ragazza. Cioè, ma come si deve sentire questa figlia? Come si deve sentire? Ha fatto bene a rispondere, ha fatto bene a togliersi il cognome di Musk e a prendere il cognome della mamma, Wilson. Ha fatto bene a dire una cosa.
che lei si è liberata non solo del cognome del padre. Però lei ha avuto il sostegno della famiglia, lo ha anche detto stasera. Inizialmente è stato difficile, ragazzi, diciamoci la verità, non è che quando poi hanno scoperto della mia transessualità hanno aperto il frigorifero e hanno stappato una bottiglia di champagne. Soprattutto in quel periodo è stato difficile, c'è stato un po' di freddezza iniziale, un po' di gelo, un po' di silenzio. Per fortuna poi i tempi sono cambiati, ho fatto anch'io un passo verso di loro, loro hanno fatto un passo verso di me e oggi devo dire che i miei genitori sono dei grandi alleati. Ho raccontato che al Pride di Foggia mio padre ha messo il camion a disposizione. Invece delle barbabietole c'erano le drag queen. È bello Luxuria. Questo. Finalmente sul Gargano si respira aria di cultura come questa iniziativa. Guarda che il Gargano, non tutti lo sanno, negli anni 70 i primi campeggi gay, quando proprio era un argomento tabù, sapete dove si sono fatti? Sul Gargano, tra Vieste e Peschici. Quindi ragazzi pugliesi, siamo avanti.